Ciao a tutti e benvenuti sul canale. Se non l'avete già fatto, iscrivetevi, grazie. Allora, DJ Avata, secondo volo, mai visto un drone FPV? E come vedrete dalle immagini, ho cominciato già a fare qualcosina. Molto intuitivo, molto semplice, ma ritengo che la potenzialità di questo drone si sbloccherà nel momento in cui acquisterete il remote controller e potendo usufruire della modalità acro. Al momento si tratta di una configurazione entry level che permette a persone come me che non hanno nessuna esperienza su droni FPV di poter volare e divertirsi. Infatti così è successo, mi sono divertito e ho cominciato già a fare qualche azzardo, come volare vicino agli alberi, come passare sotto un ponte e via dicendo. Tutto ben gestito dal visore che ritengo che sia eccezionale e quindi anche piuttosto semplice. Il motion controller è veramente molto sensibile, quindi movimenti involontari vengono percepiti dal drone come spostamenti e occorre sempre fare delle micro correzioni per poter mantenere la traiettoria, però è un work in progress. Quindi sì, per quel che mi riguarda il drone è bello, sì, ed è un ottimo acquisto, anche se è un po' costoso, ma va bene così insomma. Ho avuto qualche problema di ricezione nel momento in cui l'ho mandato vicino alla diga, circa 350 metri di distanza, però poi si è ripreso e non si è sempre comportato bene. Ecco, sono arrivato fino a un 600 metri di distanza da me e tutto sommato il segnale era ancora positivo. Ho fatto qualche virata, l'ho anche schiantato e ho provato la modalità tartaruga, ma l'erba alta mi ha impedito il ribaltamento e quindi l'ho dovuto recuperare manualmente. Bene, nei prossimi giorni nuovi video e nuove funzionalità del DJI Avata, quindi iscrivetevi al canale e ci vediamo presto. Ciao!